Per 70 minuti siamo stati pressoché perfetti. Se c'era una squadra che doveva passare in vantaggio con colpo di testa di Lander eravamo noi, perché l'Inter non ci aveva mai creato, ci aveva creato pochissimo se non un'uscita all'inizio del nostro portiere. Ma e poi nel momento in cui secondo me stavamo meglio, perché eravamo ripartiti con Zemailly, ci siamo trovati per tre volte al limite dell'area a tirare verso Handanovic, Nainggolan dal niente ti ha tirato fuori un gol, come i campioni ti tirano fuori, e poi lì la troppa voglia, insomma, io poi ho messo due punte, ci siamo un po', però dispiace perché non è una partita che può finire 3-0, è chiaro che se poi all'Inter gli lasci spazio viene fuori tutta la loro qualità, però noi dobbiamo ripartire da qui, insomma, su 1-0 Santander ha colpito di testa, botta sicura, la palla è uscita ad un soffio, è un momento così, però penso che se giocheremo come oggi torneremo presto a fare punti. No, preoccupa, mi auguro che il morale dei ragazzi sia, non si abbattano, perché insomma, quando pensi oggi, a fine primo tempo i ragazzi pensavano di vincerla, perché non si sarebbero aspettati di soffrire così poco e comunque di far sempre, insomma, abbiamo tirato anche 4-5 angoli il primo tempo, eravamo tutte le ripartenze, eravamo pericolosi. È chiaro, ci manca un po' di brillantezza ancora nel tiro, nell'ultimo passaggio. Però solo questo, di andare avanti a lavorare, insomma, non è queste le partite che dobbiamo vincere, però oggi secondo me abbiamo dimostrato di essere squadra, che quando siamo compatti è difficile per tutti, che potevamo passare in vantaggio con l'Inter, l'unica pecca è che non in quel quarto d'ora lì finale non dobbiamo perdere 3-0 una partita che non meritavamo di perdere con quel punteggio, però cresceremo, forse è stata troppa voglia da parte dei ragazzi, anche la mia, ho messo tutte le punte che avevo, ci siamo un po' ribellati a una sconfitta secondo me che in quel momento non meritavamo. Poi contro queste squadre in contropiede è chiaro che rischi di prendere qualche gol. Non lo so, io quando perdo cerco di ribaltare il risultato. Insomma, se difendo l'1-0 non farei l'allenatore, non potevo difendere l'1-0 a quel punto. Però dopo è tutto più semplice, noi deve rimanerci questi 70 minuti fatti alla pari con l'Inter che con noi non c'entra nulla. Dovevamo essere più bravi perché dovevamo passare in vantaggio noi e poi insomma Nainggolan preso quel tiro e quello ha cambiato le sorti di una partita che sembrava equilibrata, insomma non sembrava questo divario, è chiaro che siamo stati compatti, dovevamo stare bassi, dovevamo stare dentro perché loro hanno una qualità superiore alla nostra, però la voglia c'è stata, c'è stato il giusto atteggiamento e da qui col lavoro dobbiamo proseguire. No, ma all'inizio sono tre minuti perché su una palla lunga abbiamo sbagliato un'uscita e ci siamo un po' intimoriti, poi dopo la squadra ha sempre avuto personalità, è chiaro che loro avevano una grandissima pressione in avanti e non era neanche semplice giocare, anzi nel momento in cui loro hanno perso un po' di pressione noi siamo ripartiti tre volte con Zemailly e Santander molto bene, Falcinelli, abbiamo preso gol, io lì sinceramente pensavo di vincerla, non pensavo di perderla, però questo è il calcio e accettiamo il risultato. Senza sosta, cioè noi abbiamo via tanti giocatori, ci sarà un po' di lavoro a singhiozzo, in questo momento penso che abbiamo bisogno di lavorare tanto insieme, abbiamo bisogno di qualche prestazione importante, io mi auguro che i primi 70 minuti rimangano dentro di noi come qualcosa di positivo e da lì ripartire, insomma eravamo rimasti a due tempi da 30 minuti, oggi ne abbiamo fatti 70, in queste partite non abbiamo fatto gol, ma se andiamo a rivedere qualche occasione grossa l'abbiamo avuta, perché insomma se non fai gol e non crei, ma insomma qualche tiro con la spalla, il palo di Lander, insomma Zemailly, Poli e salvataggio sulla riga di Pulgar col Frosinone, oggi insomma con l'occasione di testa di Lander e poi insomma i tiri di Zemailly, il colpo di testa di Santander, qualcosa creiamo, dobbiamo essere più bravi a trovare la via del gol, però spero che ci bloccheremo presto, ecco.